Ciao, bentornati o benvenuti su American Coffee. Sono di nuovo a Colonia. Sono tornata dal mio viaggio in Giappone e mi sono fermata in Cina e adesso sono in Europa. Ero in Italia e sono venuta in Germania a trovare una mia amica. Ho già un video riguardo a Colonia, se volete vederlo lo trovate sotto e in fondo a questo video. Oggi sono a Colonia e sono venuta per il weekend, casualmente, dove c'è il Gay Pride, che è uno degli eventi maggiori della città, visto che la città è molto aperta mentalmente. Come mai vengo così spesso in Germania? Vengo così spesso in Germania e sono venuta molto spesso in Germania perché io viaggio con le compagnie low cost. Ho pagato il mio volo andata e ritorno da Milano-Bergamo per Colonia esattamente 29 euro e l'ho prenotato all'incirca una settimana prima di venire qua. Quindi in Germania si trovano molto molto spesso voli a basso costo e quindi questa è una delle motivazioni per cui vengo. La seconda motivazione è perché mi piace un sacco la Germania. Piacciono da morire i ristoranti così. Perché mi piace venire in vacanza in Germania? Primo, ho sempre trovato gli alloggi molto convenienti, soprattutto se non venite, anche quando venite, sono venuta d'estate, comunque gli hotel li ho pagati relativamente poco, la maggior parte delle volte. Il cibo costa meno, logicamente, e comunque c'è tantissimo da vedere e da visitare, soprattutto in Baviera, dove si può comprare un pass e si possono visitare tutti i castelli, quindi è la meta perfetta per un road trip. Ma in questo video vi dirò le 5 cose che dovete sapere quando viaggiate in Germania. Ok, numero 1 da sapere in Germania. Quando ordinate l'acqua al ristorante, primo, costa tantissimo. A volte vi danno le bottigliette da piccole, quindi neanche da mezzo litro, e costa veramente tanto. A volte è meno costoso comprare una bibita gassata o la birra che comprare l'acqua al ristorante. Cosa da sapere se prendete l'acqua al ristorante? Per i tedeschi l'acqua è gassata, quindi frizzante. Quindi dovete richiedere se volete l'acqua senza le bolle. Adesso provo a stare un po' più ferma, ho la mano un po' tremolina ogni tanto. Allora, una cosa poco conosciuta per chi vuole venire in Germania in macchina dall'Italia. Per venire in Germania, quando venite nelle grandi città, vi serve un bollino speciale sulla vostra macchina che si chiama un Weltplakette. Se non avete questa plaquette, quindi che dichiara quanto inquina la vostra macchina, potete prendere una multa nelle grandi città. È una cosa che è pochissimo conosciuta. Per saperne di più, controllate il mio blog, American Coffee Travel, dove appunto c'è, schiacciate sul tag Germania ed appunto troverete il mio post a riguardo per sapere come ricevere e comprare questa plaquette dall'Italia. La maggior nota negativa del viaggiare in Germania è che dovete pagare ovunque i bagni, quasi tutti i bagni pubblici, anche ad esempio nei centri commerciali molto spesso, o librerie o stazioni, sono a pagamento, nel senso che hanno il tipo o la tipa proprio fuori dalla porta col piattino, e sarebbe tipo non obbligatorio, però richiederebbe di dargli delle monetine, perché è il loro lavoro, non sono in nero, ma quindi tenete sempre qualche centesimino extra nel vostro portafoglio da dare. Molti danno 50 centesimi, io logicamente do molto meno quando lo do e non scatto fuori facendo finta di non saperlo. Però sì, quindi la pipì, andare in bagno potrebbe essere un problema, quindi cercate di tenerla il più. Ehi, per questo argomento ho un video speciale che trovate in fondo a questo video riguardo al vuoto rendere in Germania. Esatto, bottiglie e lattine hanno un 25 centesimi, 8 centesimi extra quando le comprate e possono essere restituite e potete ricevere i soldi appunto indietro, cosa che molti non sanno. Guardate il mio video speciale per sapere com'è. Ora una info riguardante quando venite in Italia, in Germania, venite in Germania e volete usare i mezzi pubblici costicchiano abbastanza anche nelle grandi città. Alcuni biglietti per tipo le mezzi pubblici costano anche più di 2 euro in alcuni posti, ma se volete muovervi da una città all'altra con il treno
come acquistare i biglietti a prezzi migliori. Esattamente, dovete acquistare in anticipo, vi consiglio almeno un mese in anticipo di prendere il vostro biglietto e troverete veramente delle buone offerte. Potete andare anche molto lontano a volte con solo 15-20 euro oppure utilizzare la società Flixbus. Per altre informazioni guardate sempre il mio blog. Grazie per guardare i miei video, caffè e cappuccini, ciao ciao!